Di giudicare insieme all'amico Marco Ragazzu questa batteria di speciale Bracchi Francesi con 5 soggetti al giudizio. Abbiamo visto una sola beccaccia,
però abbiamo avuto il piacere di vedere un gruppo di vracchi francesi che credo, e questo penso che concordi anche l'amico ragazzo, una buona espressione, una buona rappresentanza della razza in questo, diciamo, anche difficile tipo di prova. Tra tutti si sono evidenziati il Basco del Limoncello e la giovanissima Croquette del Limoncello. Basco del Limoncello è un cane che già conosciamo, che abbiamo giudicato l'anno scorso a Burgio, un cane che ha già acquisito una certa esperienza, ma che sicuramente ne dovrà fare tante ancora. Un cane che ha qualche sbavatura nella metodologia di ricerca, ha fermato una prima volta sicuramente su una beccaccia che aveva fatto un voletto in avanti, tant'è dopo aver risolto questa ferma si sono portati in avanti e purtroppo dopo averla accennata non ha utilizzato una beccaccia che è andata via, diciamo, abbastanza docile, perché è andata via a raso terra, l'abbiamo vista tutti quanti. Interessantissima la giovane Crocchette del Limoncello, una cagna che sicuramente deve ancora maturare ed acquistare esperienza in questo particolare tipo di prova, però è una cagna che ha evidenziato grandissima mentalità, ci ha fatto vedere delle fasi interessantissime di cerca, di buona cerca, sia per metodo ma principalmente per determinazione, continuità. È in grande intraprendente, l'abbiamo visto più volte fare delle aperture in grande concentrazione proprio alla ricerca della beccaccia. Certo, è una cagna che ancora ha delle sbavature, però quello che ci ha colpito sia a me che a Marco Ragazzo è questa grandissima mentalità che ha la cagna. Quindi è sicuramente un soggetto da seguire, interessantissimo, è un ottimo rappresentante della ragazza. Vi ringrazio e andiamo alla prossima. Maschio fa miglior soggetto.
come ha già accennato Braga, abbiamo giudicato la seconda batteria del Libera Continentale, una zona già esplorata ieri e dove ieri abbiamo trovato tre beccacce. Oggi ne abbiamo trovate due. Nel complesso una batteria costituita da soggetti nella buona nota del concorso, tranne qualche rarissima eccezione, quindi tutti i soggetti di buona esperienza della particolare prova. Voi sapete che la prova beccaccia è una prova specialistica, quindi il cane deve sicuramente conoscere il bosco, deve conoscere il selvatico e deve dimostrare quelle capacità di adattamento al particolare terreno, ma principalmente grande esperienza e conoscenza del particolare selvatico che è appunto la beccaccia. Due soli cani sono andati a contatto con la beccaccia, Larsen e Jukko, condotti dal signor Rivelli, dal signor Sergio Melluso, ma purtroppo in tutte e due le situazioni i cani non hanno saputo approfittare della beccaccia. Inizio con una parola, che credo che sia quella che ci accomuna tutti oggi qui, cinofilia. La cinofilia ci porta ovunque, in tutto il mondo. E tra i luoghi che abbiamo visitato per i cani, la Sicilia rappresenta sicuramente quello che io ho più nel cuore. Questa è la manifestazione che oramai da tanti anni chiude per me l'anno solare. Mi trovo sempre in prossimità di Natale, della festa, della famiglia, della solidarietà. Mi trovo qui in Sicilia con tanti amici. E questo è il motivo per il quale io ringrazio ancora una volta l'organizzazione e tutti gli amici siciliani. Osvaldo ha parlato di Burgio, io credo che in questi giorni la montagna sia, non lo so, abbia risuonato così tanto dentro di lei il nome. È vero, è una palestra che non ha eguali. Non esiste in nessun altro posto in Europa un luogo come Burgio. Io spero veramente che voi riusciate a riprendere questo luogo, ciò nonostante. Quello che il Consiglio siciliano ha fatto in questi anni, l'anno scorso e quest'anno, recuperando anche questa zona, che dal punto di vista orografico, dal punto di vista ambientale, non ha nulla a che invidiare con Burgio, non fa che consolidare sempre di più l'opinione che io ho nei confronti di questo gruppo di persone che lavorano con tanto impegno e ancora una volta esclusivamente nel nome della cinofilia. Abbiamo passato due giorni eccezionali, sicuramente per il vostro calore, sicuramente per la vostra ospitalità, l'ospitalità che Corleone ha voluto riservare nei confronti di tutti noi, ma anche per l'abbraccio che questa montagna ci ha dato di nuovo. Beccacce ne abbiamo trovate, in quantità sufficiente, non sono i numeri di Burgio, ma io penso, lui ha detto, non siamo riusciti a farla fallire. Io ho sempre sostenuto che Burgio non tradisce mai. Una settimana prima delle prove, negli anni passati, dicevamo ci sono poche beccacce, ne hanno viste poche, ma quando arrivavamo noi per le prove, beccacce se ne sono sempre state, ne abbiamo trovate sempre tante. Questa è una valida alternativa, è una cosa che si può affiancare a Burgio e che sicuramente costituisce, insieme a Burgio, un ambiente che credo in nessun'altra parte d'Europa, come dicevo, si possa trovare per quelle verifiche tecniche che noi veniamo a fare. Quindi, a parte il lato di amicizia, di solidarietà, a parte il piacere di stare qui con voi, il fattore più importante è quello tecnico. Verificare un cane in queste situazioni significa avere a disposizione tutti quei fattori che possano mettere nella condizione chi è preposto a dare un'opinione tecnica nel merito di un cane, per poter attestare che quel cane possa essere preso o no in considerazione per la riproduzione. La Sicilia, per le prove a beccacce, è l'unico posto dove non manca assolutamente niente. Nella batteria stamane avevamo un cane veramente importante, che io credo, per la razza che rappresenta, sia
Forse il migliore in questo momento, soprattutto per questa disciplina. Mi riferisco a quello che abbiamo visto oggi. E Politium Bruno, un cane che ha fatto parte anche della squadra italiana nel recente campionato europeo a Beccace e che ha onorato l'Italia della vittoria. Tutto a riconfermare quindi la prestazione che ha saputo fare il cane oggi. Lo dico subito, Bruno ha vinto la batteria con la certificazione, con il primo eccellente CRC. Ma l'applauso... l'applauso che va a questo cane va perché è un cane che riesce a manifestarsi tipicissimo nei suoi atteggiamenti, nella risoluzione delle emanazioni, nel bosco. Non è soltanto un cane, è un setter. Nel senso che comunque si manifesta ottimo rappresentante di razza, anche in condizioni difficili come queste, durante le quali è complicato per un cane potersi esprimere al massimo. Non parliamo di un tableau, non parliamo di un campo aperto, parliamo di bosco, parliamo di tanti ostacoli. Lui riesce a manifestarsi comunque morbido, riesce a manifestarsi comunque setter nella psiche, anche in ambienti difficili come questo. E a contatto con il selvatico, che dimostra la Beccaccia conoscere molto bene, conosce benissimo l'ambiente, lo affronta non soltanto con coraggio e resistenza ma anche con il giusto metodo, tutto questo lo ha portato a risolvere una Beccaccia in una situazione molto difficile. L'ha avvertita, l'ha filata dimostrando buona tipicità, l'ha fermata, noi siamo arrivati sul cane, quando siamo arrivati sul cane con il conduttore accanto il cane ha fatto qualche passo di guidata, si è reso conto che la guidata gli si stava sottraendo di piede all'interno di un cespugliato, con grande determinazione e sicurezza il cane è riuscito a riagganciare questa Beccaccia dopo pochi passi e ha indicato perfettamente e si è immolato, chiaramente corretto a frullo e sparo. Nella libera continentale, la prima batteria, giuria Hernandez ragazzo, vinto la prova con primo eccellente CAC, Simba, condotta dal signor Rivelli. Bravo. Nella seconda batteria, giuria Persi Petruzzelli, ha vinto la prova con primo eccellente Tania di San Tommaso del signor Melluzzo. Bravo! Prendiamo ora il nostro operatore ragazzo. Marco ragazzo. Marco ragazzo. Venga Marco. Vedrai il sostituto. E chissà qualche altro può prendere la linea. Un factory. Scusate, Marco ragazzo ci sta anche regalando quest'anno. Ha ripreso tutte le prove di due giorni che sono stati fatti nel demanio. Ci farà un CD con tutta questa manifestazione, dove sarà un bellissimo ricordo che metteremo anche in rete nel nostro sito. Bene, grazie. No, il decreto è stato l'anno scorso, è stato Valente. Allora, un sorriso, sempre grazie. Sempre da Rivelli e quest'anno di nuovo un Breton, però è un altro anno. Va bene.